libertà. Per te un'ora è sempre un'ora, un po' di più. Quante notte stai scelta pure tu. Questa guerra mente e cuore, quanto tempo durerà? L'ho persa, ma forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte mi metto paura, chiudo l'occhio e mi metto a spantare. E mi addormo su un'anna che sta in casa. Siamo qui con la sfida delle sfide, Napoli-Juventus, ci risiamo, ma ragazzi oggi vale molto di più, ma molto molto di più per noi che per voi. Il Napoli che alla fine la vince questa partita, la vince di cattiveria, di voglia, la vince con la grinta. Ancora Di Lorenzo. E bella lì! Destra, in destra. Belli siete ragazzi, bella, sono felice un po' per il Napoli perché una vittoria importante contro una grande ci voleva quest'anno, anche solo per l'autostima e un po' anche perché insomma da milanista, anche se conta quello che conta, un bel secondo posto non mi dispiacerebbe. Abbiamo giocato bene, abbiamo strameritato di vincere. La Juve, come ti dicevo, non è nessuno, Allegri non è nessuno, se mandano un sacco di pacchi di cose hanno fatto fare gol. Balla, mio amore. Vabbè, il gol non fa niente, ma oramai chiudo poco. Dai, dai, dai! La rimonta è cominciata. Ciao, Juventus! Ciao, Avelia! Ciao, Caparusugato! Ciao, Valeria! Ciao, Giunto! Mi è rimasto di mangiare soltanto questo babà. Masticherò amaro questo babà. Signori, il Napoli ha vinto. Ha vinto 2-1. Finalmente dopo 4 mesi il Napoli non vince, che non vinceva 2 partite di seguito. Ebbene sì, oggi abbiamo un giocatore, un mister che non hanno più voglia della Juve. E la società deve fare piazza pulita. Stasera con chi ce la dobbiamo prendere? No, fatemi sentire, stasera con chi ce la dobbiamo prendere? Con chi ce la dobbiamo prendere stasera? Ce la prendiamo stasera pure con l'allenatore? Siete come il mio cestino dell'immondizia. Doctor, guardiamo insieme cosa ho trovato nel cestino dell'immondizia. E lo prendiamo nel culo. Ed è giusto così, perché all'inizio non meritavamo, di perdere. All'inizio non meritavamo di perdere, però hanno meritato perché ci hanno creduto, ne hanno fatti 2, punto. Oh Napoli, gliel'avete messo in gula i coppi, avete fatto buono.
Come godo. Ciucci, il Napoli a lei. Il Napoli a lei mi avete regalato una bella domenica. Ciucci, i napoletani. Ue tara, tattara, 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 tattara. Wow, altezza caviglia, calcio di rigore tutta la vita, oh. M'hanno fatto... M'hanno fregato i Pulcinella. Amici della Juve, che è successo? Ve l'hanno messo in culo i Pulcinella. Wow, che peccato. Sono proprio dispiaciuto, so. Mannaggia la miseria, mannaggia. Una volta che stavo per voi. Ciao, che stavo per voi. E chi lo dirà, mo? No, no, Victor, no, tu. No, Victor, no, ti voglio bene, tu no. Victor, ti voglio bene, tu no. No, Victor, ti voglio bene, tu no. C'è da buchi. Bucchino. Mamma mia. Allegri, digli un po', Allegri, digli un po'. Pigli almeno la porta, Vittorio, pigli almeno la porta, ti voglio bene. Parte Osimhen col destro. Lo sapevo. Sì! Sì! Sì, Giacomo! Sì, Giacomo! Che goduria. Sono volute 27 partite per dare il primo rigore contro a questi Italia. 27 partite. La Spadoni, Jack, di cuore, la Spadoni. 2-1, è finita, è stata fuori. Sfrang. Remiamo. Se il buon Dio divino vuole, o Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso, non ti voglio offendere più, o mio caro buon Gesù. Che bello quando perdono questi qua, mamma mia. Gli abbiamo fatto cantare oi vita mia. Non la cantavano dal giugno dello scorso anno. Ma che fa la canzone? Oi vita, oi vita mia, oi core, chi stu core, si stato primo amore, o primo e l'ultimo sarà per me. Posso rifarla? Un ritocchino. Dai così! Mamma mia, prima vera gioia di sta stagione, di una stagione che sembrava maledetta pure al gol di Chiesa. Quando siamo in Chiesa ho detto questa è una stagione che non finirà mai, che ci ricorderemo a vita. E ce la ricorderemo anche per questo. Oi vita mia, oi core, chi stu core, si stato probabilmente l'ultima d'allenatore, o prima e l'ultima sarà, perché Napoli 2, Juve 1, Napoli 2, Juve 1. Vogliamo scalare. La nostra classifica è diventata un Everest. E per farlo bisogna fare il... Letto! Alla fine della fiera, Napoli-Juventus è comunque un match ad alta intensità, sicuramente più di quanto ci saremmo aspettati all'inizio, che ha regalato delle discrete emozioni. È finita. Il Napoli batte 2-1 la Juventus in una gara veramente tosta, veramente dura. Oggi ha dimostrato veramente che con questo allenatore Calzona può veramente dare una sterzata a questo campionato che fino adesso l'ha vista un po' deficitaria. Vediamo Szczęsny, pronti? Parata di Szczęsny! E gol! Ha segnato Raspeto. Ennesima sconfitta. Continua la crisi. Ma si scende a 0. Fino alla fine all'Erbia 8. Il Napoli è appena ripassato in vantaggio. Ma la Juventus poco fa con Federico Chiesa l'aveva pareggiata. E voi lo sapete che io solitamente comincio a registrare al minuto 86, ma non mi sono perso nulla!
ce l'ho qua, ce l'ho in testa e davanti ai miei occhi la fotografia, l'immagine è nitida, è a colori. E qual è? Il rigore, il rigore. Osimhen sbaglia, Szczęsny para, tre giocatori con la maglia azzurra che partono dietro e si mangiano quella che un tempo veniva chiamata muraglia bianconera, che non è più tale, che non è più tale.